come ho già detto prima, analizzando un po' sotto l'aspetto tattico, nelle ultime partite è variato il 4-3-1-2 oppure il 3-4-1-2. Con la Lazio ha giocato 3-4-1-2, con il Milan in Coppa Italia, con la Salernitana 4-3-1-2, col Verona 3-4-1-2, e per poi ritrovarsi a volte col Napoli 4-4-2. Quindi sotto l'aspetto tattico sicuramente è una partita dove i ragazzi devono essere bravi a leggere, perché pur partendo con un sistema di gioco poi si possono ritrovare ad affrontare un sistema di gioco diverso. Detto questo, quello che la costante comune di una squadra che gioca molto in verticale, sfrutta molto i colpitori di testa come Pavoletti, se ci dovesse essere, sulle seconde palle, quindi è una squadra che magari spesso e volentieri va al cross non solo dal fondo ma anche dalla tre quarti di campo, quindi è una squadra che ti porta ad allungarti, e quindi dobbiamo essere bravi a cercare di fare un risultato pieno con il massimo equilibrio, perché già il loro modo di giocare porta ad allungarti, perché quando si gioca molto in verticale tendono ad allungarti, quindi dobbiamo essere bravi a rimanere sempre compatti, ad essere bravi quando abbiamo la palla noi, perché comunque è una squadra che ha variato aggressività in alcune partite o attesa in altre, e dipende poi da che atteggiamento scelgono di avere contro di noi.